Purtroppo con la questione del caro bollette si è evidenziata una situazione poco piacevole. Da una parte abbiamo ASET che ha scaricato tutta la responsabilità su ARERA e dall'altra invece abbiamo il sindaco Seri che per giorni è stato in silenzio e oggi finalmente ha parlato del caso mettendoci la faccia. Solo che le soluzioni che ha trovato secondo noi sono troppo deboli. Infatti vorremmo chiedere a ASET di intervenire in maniera molto più decisa per risolvere questa questione. Innanzitutto sospendendo con un provvedimento straordinario il pagamento di queste bollette, poi servirebbe che fossero rimodulate le tariffe e poi che fossero rateizzate in un anno e non in 6 mesi, come dice il sindaco, il pagamento delle bollette. Tra l'altro abbiamo anche un'altra richiesta per il comune, cioè che pubblicizzi ed informi la cittadinanza non solo sul fondo anticrisi che ASET si pare che implementerà, ma anche quello predisposto da ARERA proprio ultimamente per agevolare le famiglie con redditi bassi, è chiamato bonus elettrico, bonus gas e anche acqua. E per cercare di aiutare i nostri concittadini a vedere i loro diritti rispettati, ho indetto una riunione pubblica che si terrà giovedì prossimo alle ore 21 allo spazio 5 Stelle, a cui ho invitato dei tecnici che ci spieghino bene che cosa è successo e soprattutto avanzino delle proposte per l'immediatezza della situazione. Quindi avrò con me e con noi, se verrete, mi auguro che lo farete, Paolo Tamburini, che fa parte del Forum Provinciale dei Beni Comuni, ci sarà il commercialista Andrea Serafini e l'avvocato Andrea Giuliani.